oggi il Salmo che guida la prima domenica di Avvento di questo anno è il Salmo 80. Il suo ritornello fa splendere il tuo volto, Signore, noi saremo salvi. Il contesto della preghiera di questo Salmo è di catastrofe nazionale. Israele è perso, una situazione di enorme difficoltà in cui si rivolge a Dio dicendo: svegliati, fa brillare il tuo volto su di noi come un tempo, muoviti, fatti vedere, torna a noi e noi torneremo a te. È un grido. E come introduzione a questo Salmo e a questa domenica, vorrei raccontarvi un midrash, cioè un racconto ebraico di quelli profondi che ci danno un'immagine di Dio diversa da quella che di solito abbiamo dentro. E il racconto è questo. Il figlio di un rabbino gioca a casa sua con un compagno e giocano a nascondino. Il compagno si nasconde, lui lo cerca e non ci mette molto, lo trova. Cambio dei ruoli. Questa volta è il figlio del rabbino che si nasconde, e si nasconde bene. Il compagno lo cerca, ma fa fatica. Il figlio del rabbino nascosto attende, freme, e passa il tempo. Il compagno continua a cercare, ma il tempo passa, si è nascosto proprio bene. Quando ne è passato veramente tanto, troppo di tempo, il figlio del rabbino pensa: ho vinto. Smette di attendere di essere trovato, balza fuori dal suo nascondiglio e dice: eccomi qua, col volto pieno di gioia perché ha vinto. Ma c'è grande silenzio. Si guarda attorno, inizia lui a cercare il compagno e non lo trova. Prende coscienza, si rende conto, se n'è andato. Scoppia un pianto e corre veloce verso lo studio del padre, che era immerso nella Sacra Scrittura, pensieroso. Il padre lo vede piangere così. Cos'è successo? E lui gli racconta: sono nascosto, il mio amico ha smesso di cercarmi. Gli occhi del padre si velano di lacrime. Era davanti a un passo della Sacra Scrittura che non capiva e che capì in quel momento. E disse: così dice il mio Signore ad Israele e a tutta l'umanità. Io mi nascondo, ma tu perché non mi cerchi? Ecco, l'Avvento è l'attesa di una ricerca, di trovare e di essere trovati anche per Dio. Mettiamoci con questo Salmo a chiedere realmente: Signore, svegliati, vieni, noi cerchiamolo. Splendere il tuo volto e salvaci.
destra ha piantato il germoglio che ti sei coltivato. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere, invocheremo il tuo nome. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore.